Benvenuti a TG Pro, appuntamento settimanale con le notizie dalla provincia di Ancona. Quattro tavoli di rete lavoro per rilevare il fabbisogno formativo rispondente alle esigenze del territorio. È quanto sta portando avanti l'assessorato alla formazione professionale e alle politiche attive del lavoro della provincia di Ancona. Senigallia, Jesi, Ancona e soprattutto Fabriano, dove la necessità di formare e riqualificare i lavoratori nasce dalla crisi dell'Antonio Merloni e del distretto della meccanica. Alla fine degli incontri, che si stanno tenendo nei centri per l'impiego, verranno stilati una serie di bandi per un importo complessivo di circa 5 milioni. I risultati sono abbastanza soddisfacenti, è del tutto evidente che da tutti viene la preoccupazione per una situazione di grande difficoltà che coinvolge non solo il settore metalmeccanico ma ad esempio anche il settore agroalimentare, quindi situazioni di grande complessità, di grande impegno, ma vengono anche proposte concrete che poi noi chiaramente elaboreremo, verificheremo dal punto di vista delle priorità per costruire appunto iniziative che comunque servano per contrastare le difficoltà del momento. Ammontano ad oltre 2.300.000 euro le risorse stanziate dalla provincia di Ancona per 8 progetti di manutenzione straordinaria sulla rete stradale provinciale, di cui già 6 cantierabili. Prosegue dunque l'opera di messa in sicurezza e di innalzamento degli standard qualitativi della rete viaria. Le opere interesseranno la SP76 della Val d'Esino nei comuni di Castelbellino, Maiolati e Castelplanio, la SP8 di Filottrano nei comuni di Osimo e Filottrano, la SP16 di Sassoferrato e la SP15 di Genga nel comune di Fabriano e la SP4 del Vallone nel comune di Ancona. Il Consiglio provinciale ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2008 e la relativa delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente, passata con 18 voti favorevoli e 9 contrari. Si tratta di una manovra complessiva di 600.000 euro, vale a dire l'1% di riduzione di spesa rispetto agli stanziamenti previsti nei relativi programmi. Il bilancio della provincia d'Ancona al 1° di settembre, quindi ad una foto corrispondente alla data del 1° di settembre, è un bilancio sano, solido, che non solo è in equilibrio, ma evidenzia dei saldi positivi. Per quel che riguarda la gestione corrente, la gestione in conto capitale e la gestione dei residui. Ovviamente ad una ricognizione e ad una verifica attenta delle entrate tributarie che dipendono da fattori che ovviamente non sono i nostri, abbiamo cercato di fare una piccola manovra correttiva che riguarda un taglio dell'1% della spesa per cercare di avere, di mantenere fino al 31 di dicembre un bilancio più solido. Quasi 100.000 visite all'home page finora e 36.000 contatti nel solo mese di settembre. Si tratta di un vero e proprio boom per il sito internet della provincia di Ancona, inaugurato appena 3 mesi fa. Il portale ha superato di gran lunga la media dei contatti del sito precedente, che si attestava intorno ai 23.000 contatti. In rete ci si va soprattutto per conoscere l'agenda degli appuntamenti e le notizie principali dell'attività amministrativa dell'ente. Tra le più cliccate, lezioni di storia, con oltre 3.000 contatti. Piace anche TG Pro, con oltre 6.600 contatti. Notevole successo hanno anche la voce del Consiglio, che ha raggiunto quasi 5.000 contatti, e il filo diretto con la Presidente Patrizia Casagrande, con quasi 4.000 visite. Questa era l'ultima notizia. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Buona navigazione!